Coraggiosi cowboy che abbiamo appena visto non sono gli eredi di Buffalo Bill, ma i discendenti di Toro Seduto. Oggi gli indiani d'America si divertono anche così, con i passatempi dei loro antichi nemici. Ma che cosa è rimasto delle loro tradizioni e quanto la civiltà dei consumi ha cambiato il loro modo di vivere? Oggi Amerindia entra nelle riserve degli indiani per rispondere a queste domande. Salite sulla nostra nave. A tra poco. Il viaggio oggi continua negli Stati Uniti d'America ed esattamente all'interno delle riserve indiane. Che cos'è una riserva? È un territorio delimitato che in seguito ai trattati con il governo federale una tribù ha riservato per i propri membri. La proprietà della terra resta del governo degli Stati Uniti, ma non può essere venduta ai privati e può essere sfruttata solo in accordo con l'amministrazione della tribù. Oggi gli americani che si riconoscono nativi, cioè discendenti degli abitanti originari del continente, lo avete visto in questa tavola tratta dall'Enciclopedia della Motta, sono quasi 2 milioni. Di questi soltanto la metà vive nelle riserve, mentre il resto ha scelto le grandi città. In realtà ad avere un po' di sangue indiano nelle vene sono più di 7 milioni di americani. E da qualche anno l'orgoglio per le loro origini si è fatto sempre più forte. Per rendersene conto basta partecipare ad uno dei tanti powwow, i raduni annuali degli indiani, che sono diventati un trionfo ormai di luci e di piume di aquila, colori fortissimi. Quest'anno c'erano anche le telecamere di Amerindia a seguire queste feste, per cogliere i momenti più significativi. Vediamoli insieme. Not what
Il powwow non è ciò che molti pensano. Si tratta in realtà di un'occasione d'incontro. Il termine powwow, in lingua indiana, significa appunto riunione. Ed un tempo era l'occasione in cui si danzava per accogliere i valorosi guerrieri che ritornavano a casa, oppure che partivano per combattere altre tribù e difendere il proprio accampamento e il proprio territorio. At one time it was a dance to celebrate the brave coming home, and at one time it was danced where the braves out of the Ute camp or from the Ute group, they went out to defend their country or defend their camp area. So powwow is one of those things where we obtained eagle feathers. Così oggi il powwow è diventata l'occasione per indossare di nuovo le acconciature di penne d'aquila, i nostri costumi di guerra tradizionali, le nostre armi. Un tempo poteva essere l'occasione per celebrare la vittoria contro un'altra tribù ed esibire i trofei e le prede per dimostrare che avevamo combattuto, che ci eravamo scontrati con un'altra tribù e l'avevamo sconfitta. Symbol that we have encountered another tribe, that we conquered them and that we have defeated them. That we dance to the beat of the drum. Noi danziamo seguendo il rullo dei tamburi. E il rullo dei tamburi è il battito dei nostri cuori. Noi lo facciamo ancora per onorare il Grande Spirito, il Dio creatore di tutte le cose, in cui ancora oggi noi crediamo. And the bear dance that we're doing that today. La danza dell'orso, che pratichiamo ancora oggi, è nata dal sogno di una donna della tribù Ute. Questa ragazza fu catturata da un orso sulle montagne e portata in una grotta. Visse per tutto l'inverno in letargo con l'orso e si risvegliò con lui all'inizio della primavera. Rientrata al suo villaggio, raccontò il suo sogno e il risveglio dell'orso. Ed è questo che noi celebriamo con la nostra danza, il risveglio dell'orso, l'arrivo della primavera, il crescere dell'erba nuova, lo sbocciare dei primi fiori, la luce, il tepore del sole. Ed è per questo che ci riuniamo in famiglia per stare insieme, per incontrare i parenti e i vecchi e nuovi amici, per imparare nuovi canti e nuove danze, per continuare la tradizione della danza dell'orso. È per questo che siamo qui. Having a family reunion some places we're learning new songs and we're beginning to pick up on other things, and that's the whole purpose of the bear dance, so this is why we're here. Raccontarci lo spirito e il significato di queste feste era il direttore del giornale degli Ute, una delle tante tribù che abbiamo incontrato nel nostro viaggio nelle riserve indiane. Ma c'è anche un'altra faccia della medaglia di cui gli indiani parlano poco volentieri. Il turismo di massa che ha invaso in questi ultimi anni i luoghi dell'epopea del Far West si sta appropriando del folklore indiano, svuotandolo della sua autenticità. Ed è così che il powwow e gli altri simboli della cultura pelle rossa rischiano di diventare dei fenomeni da baraccone, un modo per spillare dollari ai visitatori di turno. Ecco quello che le nostre telecamere hanno registrato in giro per le riserve. Giudicate voi.
Bene, a parziale giustificazione degli indiani c'è da rilevare che spesso il turismo è l'unica fonte di reddito per gli indiani delle riserve, perché proprio questo è il problema principale delle riserve indiane nel Nord America, cioè la mancanza di lavoro. Ma vediamo dove sono ubicate le principali riserve indiane che Amerindia è andata a visitare. E lo facciamo come al solito con l'ausilio di uno degli strumenti di bordo che ci sono stati messi a disposizione dalla enciclopedia multimediale della Motta. In questo caso scegliamo un floppy disk, lo tiriamo fuori dalla sua custodia e vediamo qual è la videata che ci propone inserendo il dischetto nel computer. Quello che dovrebbe apparire, appunto, eccolo qua, è il territorio proprio dei Sioux, dei Navajos e dei Crow, le tre principali tribù indiane. Adesso apparirà, lo vedete nella mappa, corrispondente al colore, il territorio delle tre tribù: arancione quello dei Sioux, rosso quello dei Navajos e azzurro quello dei Crow. Bene, in tutte e tre le riserve, come dicevamo all'inizio, il problema principale è quello della disoccupazione, che arriva a tassi del 67%. Con le telecamere di Amerindia siamo entrati nella riserva dei Navajos in particolare per chiedere alle autorità locali quali problemi ha creato questa difficoltà a trovare un lavoro. A risponderci è stato il capo della polizia locale, un'intervista che rivela molte piaghe nascoste al turismo di massa. Greetings. My name is Officer Robert Platero. Salve, sono il tenente Robert Platero, ufficiale addetto alle pubbliche relazioni del Dipartimento di Polizia della Riserva Navajo, situato in Arizona. Alcune tra le più frequenti attività criminose che riscontriamo qui nella riserva sono collegate al consumo dell'alcol, più che a quello di stupefacenti o allucinogeni. Recentemente abbiamo constatato che alcuni adulti fanno uso di lacca per capelli come stupefacente. Non sanno o non sono stati informati del fatto che questo tipo di intossicazione può essere veramente pericoloso e può danneggiare l'organismo più di quanto non avvenga con l'alcol. Knowledge or have not been informed that this type of intoxicant can be very dangerous and can deteriorate their bodies at a faster rate than regular alcohol. We do have our share of criminal activities. Ci sono altri reati che affliggono le nostre comunità, come risse, aggressioni, omicidi, ma questi crimini sono molto meno frequenti di quelli che derivano dal consumo di alcol, ubriachette, risse ed intossicazioni collettive. Public intoxication disturbances which involve alcohol. According to our statistics, secondo i dati in nostro possesso, la nostra riserva è una delle più giovani negli Stati Uniti. L'età media qui è tra i 17 e i 24 anni, e sono proprio i giovani a correre i rischi maggiori derivanti dall'alcol. I ragazzi vanno a scuola per 10 mesi, da settembre a giugno. Per loro le attività ricreative sono poche, così tendono ad uscire dalla riserva e raggiungere le grandi città situate sui confini. Spesso vengono coinvolti da bande giovanili, che li introducono all'uso dell'alcol e degli stupefacenti. So they tend to go off the reservation to the borderline towns and become involved with those students who are informed of such issues as gang activity, as being creative and being able to get access to alcohol and intoxicants. But again, we do have some good youth. D'altra parte abbiamo anche una gioventù sana, ragazzi intelligenti che lottano per raggiungere i propri obiettivi, che vogliono continuare a studiare, frequentando istituti superiori anche a livello locale e statale. As parents, we are ourselves concerned that we would like to see our children live long, happy lives. Come genitori siamo consci di volere che i nostri figli vivano una vita lunga e felice per contribuire al progresso della nazione Navajo e cerchiamo di impegnarci sempre di più per offrire loro nuove opportunità. Per questo vogliamo proteggerli. Right now I'm studying algebra 2. Attualmente sto studiando algebra per ampliare la mia cultura di base. Vorrei essere accettata nel corpo dei Marines. Ho già presentato la domanda di arruolamento e adesso voglio perfezionare la mia istruzione e le mie conoscenze per fare carriera nei Marines. Io vorrei diventare avvocato. For this kind of education,
Col tipo di istruzione che ho ricevuto dalla scuola, vorrei diventare un astronomo o una fotografa. È nella scuola, dunque, che sono riposte le speranze dell'intera comunità indiana degli Stati Uniti. Negli ultimi 25 anni sono nate 24 università gestite da indiani che stanno riavvicinando all'istruzione migliaia di giovani, altrimenti destinati all'ignoranza e alla disoccupazione. I corsi più popolari sono proprio quelli di storia della cultura indiana, ma si studiano anche le materie dei bianchi, inglese, matematica, scienze, informatica. In questo modo gli eredi dei Pelle Rossa sperano di fornire ai propri figli i mezzi per crescere nella società americana senza esserne emarginati e allo stesso tempo di mantenere vive le loro tradizioni culturali. Noi glielo auguriamo di cuore. E adesso è venuto il momento di interrompere il viaggio della nostra nave per salire a bordo di uno degli aerei della Lufthansa. Visiteremo San Francisco in California, la più europea delle città americane. Allora, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte. Bene, avete avuto un'idea di quanto sia affascinante questa città. Il nostro viaggio per oggi si ferma qui. Nella prossima tappa ci sposteremo più a sud, in Messico, sulle tracce di un popolo, gli Aztechi, che aveva previsto addirittura la data della propria fine, misurando il tempo e osservando le stelle. Con loro giocheremo una partita a pallone dove i perdenti pagheranno la sconfitta con la decapitazione. Ma
Non voglio anticiparvi troppo. Vi do solo appuntamento a domani, come sempre, nella stiva della nostra nave alla volta di Amerindia. Arrivederci e grazie dell'attenzione.